S'alza uso le si specchia, in l'acqua i puntamona, scanta di gloria degna, due scriva. Conoscere un passilogo e passa Gazinca ci porta oggi in Uiscoato, che è la più grossa comuna di Urugliano, una comuna che conosce un sviluppo di Azopiadia, le Mavede, ma di noi che sta a 8 in paese, a poetizzanti da retame, cui ci siamo scontrati a quelli che facciano campare i zobaesi, baladi soprattutto i commercianti che hanno scelto di stare a seguire e dare un commercio in paese in Uiscoato. Je l'ai pas pris Angèle. Salut. Salut. Va bien? Yeah. Alors, contez-vous déjà la story du commerce qui est en paese et qui est apparu qui nous est Allora, in paese è aperto da boi a giugno 2020. In primo eravamo in una piazza di Ubaese, ma l'affare è stato troppo lungo. Allora, con la meria, abbiamo trovato questa delusione di Vanegui, per essere più grande e per avere più piazza, per lavorare. Se era troppo lungo, perché c'è stato successo allora? C'è stato, c'è stato successo. Mancava, ci voleva in paese. Non so quanto vedi a tempo non c'era più un'onda, ma c'era rami e gue e la fare si passa a noi, a me mi piace seguire, agli anteso assai contente mi bar, di l'epizzeria, ma un'amica che è qui, di un luogo di scontro, scambiamo i libri, c'è assai scambio tra gli ante e in paese. Vi ringraziamo di averci accolti qui, in paese, davanti a Mere Uiscoato. Ora noi siamo andati a scontrare altri commercianti in Londra, un caffè che è andato a Piazza Nuova. A ringraziarvi. A presto. A presto. Guillaume, salute. Salut. Alors, vous avez repris ce commerce il y a quelques mois. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir un commerce, un bar, un restaurant ici à Uiscoato? Alors avec mes associés et moi-même, tous les trois on est originaires du village, on a grandi ici. Et donc quand on a su que le commerce était à vendre, c'était pour nous l'occasion d'associer nos volontés entrepreneuriales avec aussi l'envie de faire des choses pour le village, de continuer à garder un lieu de vie pour les gens du village et de prolonger en quelque sorte notre engagement associatif qu'on a avec mes associés et d'autres jeunes du village depuis 2016. On a fondé une association dans laquelle on organise des festivités, le marché de Noël, on fait des événements sportifs et des concours de cartes, Halloween pour les enfants, enfin plein de choses. Et donc voilà, c'est l'occasion d'associer les deux. Et donc c'était naturellement qu'on a eu envie de faire ça. Vous réussissez quand même à garder au village une vie animée malgré le développement effréné, on peut dire, de la plaine. Oui, c'est vrai qu'en plaine, la plaine se développe beaucoup, mais c'est assez décorrélé du village. Parce qu'en plaine, il y a beaucoup de constructions, beaucoup de nouveaux habitants, mais qui ne sont pas forcément originaires du village. En revanche, Uiscoato, c'est un village qui a quand même une population historiquement qui était assez forte. Beaucoup de gens qui habitent sur la route du village, qui habitent même en plaine, mais qui sont originaires du village et qui montent régulièrement au village. Même s'ils n'habitent pas, il y a des gens qui montent tous les jours. Et donc ça maintient quand même un bassin économique au village qui est suffisant pour les commerces. Un paese qui ferma dunque proprio io, en cui seu sviluppo di Uiscoato s'è concentrato un piadia si pogani, a noa strada territoriale che giunge in arena c'è di sicuro pa qualcosa. Ben intesa che la strada per noi è qualcosa che ci ha portato assai, perché oggi siamo a 4 minuti di Bastia Burrita, dell'aeroporto, siamo a 20 minuti di Bastia, dunque niente, per questo che sono venuti volentieri da noi. Ma oggi ce la sapete che quantunque a comuna, di una comuna di 1700 ettari, e ne abbiamo messo 1300 in ciò che li chiamano zona agricola protegida, perché vogliamo veramente una comuna che di agricola, vogliamo veramente proteggere nel senso che per l'agricoltore ci vuole dare, e oggi, ciò che voi ride, se digeriamo quasi la fine di ciò che si può fare, digeriamo in costruzione,
nanta comune. Oggi è veramente il nostro scopo a noi di sviluppare l'economia. Voilà. Pa comune, veramente ciò che potrebbe scambiare torna usoiso della facata di Udreno, si sa che si ne parla da poi anni e anni, che potrebbe scambiare tutto. Per noi sarebbe un affare maggiore perché permetterebbe a tutti i paesani, tutti gli altri di un territorio, perché se lui può andare più lontano, dice, beh, ma se lui non è in squadra, dice già una forone per noi e noi ci creiamo veramente e faremo di maniera di aiutarli e di fare di maniera che l'affare si possa fare. Aspettando che du vizio Udreno, a Stenzioni di Bastia, ferma sfida principale, Pauiscuato, a Gumuna devi più che mai ammaestrare l'acconciamento di uso territorio tra sviluppo economico, protezione di terre agricole e salvezza delle attività in paese.